Buonasera a tutti, vi do il benvenuto ad Arese, alla 12ª edizione della Festa della Filosofia. Con grande piacere ospitiamo questa sera Ilaria Gaspari, parleremo del tempo della felicità. Però prima di dare inizio alla serata lascio la parola all'assessora alla cultura, Denise Scupola, che ha deciso di investire molto, soprattutto quest'anno, su questa rassegna. Una rassegna che ad Arese è tutta femminile, e questa è la serata di punta, ma ci sono anche altri incontri, e adesso ne parlerà l'assessora, che ringrazio, insieme alla giunta comunale. C'è anche il vice sindaco Luca Nuvoli, che ringrazio, insieme allo staff dell'ufficio cultura. Ringrazio anch'io innanzitutto Ilaria Gaspari per essere qui con noi questa sera, Erasmus Orace e tutta l'Oversolio, quindi chi si occupa dell'organizzazione di questa rassegna che coinvolge diversi comuni del territorio. Come diceva Erasmus Orace, ad Arese quest'anno abbiamo organizzato 3 appuntamenti. Uno è questo di oggi con Ilaria Gaspari, e gli altri 2 sono 2 appuntamenti che diciamo abbiamo definito laterali di accompagnamento, ma in realtà sono, per quanto mi riguarda, altrettanto importanti, che sono 2 appuntamenti dal titolo La parola ai giovani, visioni del mondo. Un appuntamento c'è già stato con Alessandra Caprioli, che ha parlato dell'Europa, e il prossimo appuntamento sarà il 30 di giugno con Giulia Ritti al Caffè Letterario della Biblioteca, per chi di voi potrà e vorrà essere presente. Io sono molto contenta di questa serata, ma più in generale di questi 3 appuntamenti. Come diceva Erasmo, è una rassegna tutta al femminile, non è un caso, è una scelta. Abbiamo deciso di fare questa scelta perché, come è noto, la storia della filosofia purtroppo non ha sempre reso giustizia alle donne. Donne filosofe ce ne sono state, ma quelle conosciute più sono veramente molto poche. E non è un caso, perché le donne sono state per molto tempo escluse dalla speculazione, dal dibattito pubblico, dalla parola, dalla riflessione. E quindi in questo momento storico, in cui è quanto più importante ripensare lo spirito del tempo, appunto per accennare al tempo il titolo di questa rassegna, e ricostruire i valori di questa società, i valori che ci vogliamo dare, ecco, crediamo che sia fondamentale avere quanti più punti di vista diversi possibili. E dunque questa è la ragione per cui abbiamo organizzato questa rassegna in questo modo. Ho già parlato troppo, passo la parola a Ilaria Gaspari, ma non senza averla introdotto. Quindi Ilaria Gaspari è laureata in filosofia alla Normale di Pisa, ha fatto un dottorato alla Sorbona con una tesi sullo studio delle passioni del 600, è una scrittrice e organizza anche corsi di scrittura. Come scrittrice per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità, esercizi filosofici per il buon uso alla vita, tradotto in diverse lingue, e il bestseller Vita segreta delle emozioni. Collabora con vari giornali e è diciamo, anche nota al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi di divulgazione culturale di Rai Cultura. Oggi è qui con noi, la ringrazio ancora, e ringrazio anche tutti voi che siete qua presenti nonostante il caldo e la giornata particolarmente impegnativa. Grazie a tutti. Grazie, allora intanto grazie all'assessora per questa bellissima presentazione, anche nonostante l'acqua frizzante abbia, diciamo, si è bagnato il foglietto, ma era impeccabile. E grazie a Erasmo per avermi di nuovo invitato alla sua rassegna. Era stata l'anno scorso, dove eravamo? A Cesano Maderno. È stata una bellissima serata e sono davvero felice di essere qui con voi oggi e veramente di vedervi così numerosi, cioè davvero vi ringrazio, perché
devo dirvi che ero, insomma, arrivando qua, sentendo il caldo che fa oggi dappertutto, sono arrivata da Roma dove era altrettanto caldo, diciamo, ero pronta a una defezione, l'avrei capito, l'avrei compreso, l'avrei perdonato, invece vedervi qua così numerosi, insomma, mi fa veramente tantissimo piacere e, insomma, spero di non annoiarvi parlando di cosa? Del tempo, no? Sembra appunto un argomento di cui, come dire, di cui parliamo molto meno spesso di quanto potremmo, perché è appunto un elemento in cui siamo tutti immersi. Tutti conosciamo quella famosa citazione delle Confessioni di Sant'Agostino, che è un testo incredibile, tratti per, veramente per la modernità, per la lucidità con cui Agostino racconta tutta appunto la storia della sua formazione, dei suoi errori, anche della sua conversione, e c'è un passaggio bellissimo in questo testo appunto antico eppure estremamente moderno, anche proprio nello stile, in cui Agostino dice una cosa sul tempo che penso sia veramente la sentenza definitiva. Dice: io il tempo so benissimo che cos'è mentre vivo, ma se qualcuno mi domanda cosa sia il tempo, in quel momento non lo so più. Ed è vero effettivamente che definire il tempo, diciamo, farne un concetto, dargli una forma, anche se tutto immaginarlo, nel momento in cui proviamo a immaginarlo come qualcosa di astratto e non come una condizione, una coordinata sulla quale, nel corso della quale appunto si sviluppa la nostra vita, è complicatissimo. Ed è il motivo per cui il tempo ha interrogato da sempre i filosofi. La storia della filosofia è effettivamente una storia in gran parte di domande, di tentativi di risposta su cosa sia il tempo. Perché? Beh, questo perché appunto fin dall'antichità ci si è accorti, fin del tempo dei miti, ci si è accorti del fatto che le cose cambiano, che il tempo scorre, trascorre e modifica le cose. E tant'è vero che appunto fin dall'antichità si è cercato di dare delle rappresentazioni che fossero anche delle rappresentazioni visive del tempo. Ci sono rappresentazioni antiche del tempo che lo identificano con i fiumi. C'è tutta anche quel famosissimo aforisma di Eraclito, no? Sul fatto che non ci si può bagnare due volte nelle acque dello stesso fiume, ha a che fare proprio con un'identificazione del tempo con il fluire, no? Ci sono appunto tantissime rappresentazioni antiche di divinità che sono divinità fluviali e temporali, perché effettivamente il fiume dà questa idea appunto del flusso, del tempo che va in una direzione, l'idea del cambiamento, che è un'idea che ha turbato appunto da sempre proprio le domande dei filosofi, perché ci si chiedeva: ma se tutto cambia, cosa resta? Dove troviamo la permanenza? E allora appunto le primissime manifestazioni, le primissime risposte, i primissimi frammenti dei presocratici sono anche dei tentativi di trovare una risposta, di trovare dei principi che rimangano costanti. Non per caso il primissimo dei filosofi, Talete, identifica come archè, come principio del tutto, l'acqua. L'acqua, ancora abbiamo l'idea del fiume. Dei primissimi strumenti, tra l'altro, di misurazione del tempo, sono strumenti che usano il fluire proprio come strumento per cercare di appunto tenere conto di questo scorrere che non sempre è quantificabile. Tant'è vero che per esempio anche la clessidra, no? Tutti abbiamo presente la clessidra. A fluire non è in genere è la sabbia e non l'acqua, anche se esistono anche clessidre d'acqua. Però appunto l'idea è proprio di qualcosa che scorra, che è impossibile in qualche modo, e che è impossibile, diciamo, trattenere, no? Il tempo è qualcosa di intrattenibile. E questo appunto ci costringe a interrogarci. Naturalmente i miti davano delle risposte che cercavano appunto di rintracciare in certe ricorrenze cicliche. Penso per esempio a un mito fondativo importantissimo come la storia del rapimento di Proserpina, no? Proserpina, figlia di Cerere, la dea delle messi, di Demetra, la dea delle messi, viene rapita da Ade, mentre gioca con le sue amiche, con le ragazze sue amiche, perché è semplicemente una fanciulla, anche se è figlia di una dea potentissima, e nel momento in cui viene rapita inizia il ciclo delle stagioni, perché Demetra, sua madre, disperata perché non la trova più, si rifiuta di far fiorire la terra, diventa triste, e la sua tristezza è quel qualcosa che non fa più fiorire appunto il mondo, che non fa più maturare il grano, che impedisce ai raccolti di arrivare a maturazione. E qua abbiamo ancora una di quelle meravigliose coincidenze linguistiche e etimologiche, per cui per esempio felice è la parola che noi usiamo per indicare la felicità di cui parleremo oggi. In latino, appunto, felicitas è da felix, viene
dalla stessa radice della fecondità. Quindi nel momento in cui appunto la dea delle messi è triste, la tristezza è come se fosse un inanimamento, no? L'opposto della felicità, che è sinonimo di fecondità. E qua abbiamo appunto proprio a livello di linguaggio mitico il dispiegarsi di un modello che cerca di rendere conto del ciclo delle stagioni, perché alla fine appunto si spiega il succedersi delle stagioni con il fatto che c'è una stagione che è stata segnata dalla tristezza di Demeter, i mesi dell'inverno, quelli in cui niente sembra in realtà fiorire, e che in realtà poi negli anni successivi, quando si raggiunge un accordo fra Demeter e Ade, le divinità infere che avevano rapito appunto la sua figlia Persefone e la tenevano prigioniera, si raggiunge un accordo per cui lei sarà 6 mesi sulla terra, 6 mesi durante i quali sua madre sarà felice e la terra fiorirà, e sono i mesi appunto della primavera e dell'estate, e 6 mesi sottoterra, 6 mesi nei quali sua madre di nuovo tornerà a rinnovare quella tristezza che l'aveva inaridita la prima volta che sua figlia era scomparsa. Questo è un mito bellissimo, perché appunto rende conto del succedersi delle stagioni, trovando anche delle spiegazioni psicologiche e connettendo lo scorrere del tempo con appunto lo stato d'animo di una dea, no? C'è una dea che prova delle emozioni e queste emozioni condizionano lo scorrere stesso del tempo. Qui abbiamo appunto un altro punto importante che è rimasto poi appunto costante nella preoccupazione filosofica rispetto a cosa sia il tempo, cioè appunto il legame tra il tempo e la vita emotiva. Il fatto che comunque, per quanto noi tendenzialmente abbiamo sviluppato, appunto uscendo da questa concezione mitica antica del tempo e sviluppando dei sistemi anche molto più sofisticati di misurazione e delle riflessioni molto più sofisticate, perché appunto la storia della filosofia è una storia progressiva, via via che sono passati i secoli, le generazioni di filosofi, ci si è specializzati sempre di più. Appunto anche le risposte su cosa sia il tempo, che sono risposte che poi hanno intercettato anche le risposte della scienza. Pensiamo per esempio alla teoria della relatività, una teoria importantissima, una teoria fisica, ma una teoria che è importantissima anche a un portato filosofico fondamentale, perché appunto ci aiuta a provare a immaginare davvero cosa sia il tempo. Però via via che le risposte si facevano appunto più sofisticate, più precise, più centrate, questo problema però non ha mai smesso di preoccupare non soltanto i filosofi, non soltanto chi si occupa appunto di filosofia, ma anche chi si occupa di vivere, cioè tutti gli esseri umani. Tutti noi abbiamo questa condanna, questo privilegio insieme, che è in qualche modo proprio il segno della condizione umana, per prendere in prestito un'espressione molto bella di Montaigne, no? L'idea che tutti noi in quanto esseri umani è come se portassimo un sigillo che c'è qualcosa che ci accomuna, di una condizione che ci accomuna, e questa condizione alla fine si risolve esattamente nell'esperienza del tempo, nell'esperienza che raccontava Agostino, ma anche nell'esperienza del dover vivere dentro il tempo, con la coscienza di stare dentro il tempo, con la coscienza che il tempo cambia e ci erode e non ci permette di tornare indietro e di schiacciare un tasto e tornare al punto di partenza, non ci permette di rivivere l'esperienza tale e quale come l'abbiamo vissuta. Eppure abbiamo la memoria che è uno strumento straordinario che abbiamo a disposizione per conservare alcuni passaggi di quell'esperienza, da cui tutta una costellazione emotiva che noi leghiamo all'esperienza del tempo, che sono emozioni che vanno dalla nostalgia al rimpianto, al rimorso, anche all'ansia, tutte emozioni che appunto noi colleghiamo alla nostra esperienza del tempo. Noi viviamo dentro il tempo, con la coscienza di vivere dentro il tempo, con la consapevolezza che il nostro tempo è limitato, e senza sapere, senza conoscere però l'estensione di questi limiti. Questo è, se ci pensate, una condizione di per sé tremenda. Da un lato potrebbe veramente farci impazzire, perché è qualcosa di davvero molto grave. Gli animali, gli altri animali, perché anche noi siamo animali, ma gli altri animali in genere non hanno la coscienza del tempo, e averla è sì da un lato un privilegio, perché ci permette appunto anche di interrogarci su una qualità, un valore, un peso delle nostre esperienze
in una maniera che non sarebbe possibile per noi, se appunto semplicemente come, so, io ho un cane per esempio, e una delle cose che più mi affascinano, ma anche più mi turbano, è la evidente mancanza di una concezione di un senso del tempo da parte sua. Se io scendo per buttare appunto miele, quando risalgo lui mi fa le feste come se fossi stata lì a 1, 2 o 3 giorni, ed è una cosa veramente molto strana, no? E ci dà l'idea appunto che ci possa essere un'esperienza del vivere che è completamente differente dalla nostra, perché prescinde proprio appunto dalla sensazione dello scorrere del tempo. Però in tutto questo appunto noi sviluppiamo tutto un bagaglio emotivo che sono degli strumenti, ma sono anche dei modi che noi abbiamo per raccontarci, per cercare di resistere in qualche modo a questa difficoltà dello stare nel tempo sapendo che lo scorrere del tempo è un fluire, ed è un fluire che è qualcosa di inesorabile. Naturalmente, appunto, in questo, siccome non esiste soltanto la filosofia come disciplina, diciamo, in grado di cercare di fornirci degli strumenti per comprendere le cose, ma sì, la filosofia naturalmente ha questa attenzione particolare, peculiare, ed è una cosa inestimabile, per la ricerca delle cause, dei fenomeni, per appunto il domandare e cercare di risalire all'indietro, cercando di tracciare delle spiegazioni a quello che è appunto il fenomeno in quanto la realtà visibile, no? Il dato di fatto che noi vediamo, la filosofia si interroga per cercare di decrittarlo, per cercare di decifrarlo, per cercare di offrire una spiegazione che possa essere soddisfacente. Ma esistono anche appunto tantissimi altri strumenti, che sono strumenti che noi abbiamo a disposizione, che ci mettono a disposizione per esempio le arti, la poesia, la letteratura, il teatro, il mito stesso appunto che vi evocavo prima. Questo per dire quanto è vasto e quanto è immenso il dispiegamento di forze che è stato messo in atto nel corso della storia e che tuttora viene messo in atto per cercare di decifrare questo mistero del tempo. E via via che appunto si cercava di farlo, la nostra concezione del tempo, legata anche a tantissimi altri fattori, scusate, mi sono abbassata la voce, a tantissimi altri fattori che sono legati proprio al nostro modo di vivere, al nostro modo di concepire la divisione fra tempo libero, appunto, e tempo del lavoro, fra vita privata e vita pubblica, fra ozium, quello che i latini chiamano ozium e i greci antichi chiamano scolè, una parola da cui deriva proprio la parola con cui noi indichiamo la scuola come luogo dello studio, e che invece per il greco antico indicava il tempo della autoformazione e appunto il tempo del lavoro. Tutto questo ha dato una forma poi alla società in cui viviamo, una società che ha ripreso una concezione mercantile del tempo. Questa è stata una importante, e non sono sicura neanche che sia stata una rivoluzione benefica, però una rivoluzione appunto che il tempo, in cui il tempo, la cooperazione fra il tempo e il denaro via via ha preso sempre più piede, e quindi si è imposta una visione quantitativa del tempo, una visione, diciamo, spaziale del tempo come qualcosa che si può misurare. Se ci fate caso, tutti i modi in cui noi ci riferiamo al tempo sembrano avere a che fare proprio con questa idea. Parliamo di un intervallo di tempo, parliamo di distanza di tempo, e tutti i nostri modi di misurarlo hanno perso, diciamo, quel senso ciclico appunto del ritmo del fiume, che effettivamente è vero che scorre in una direzione, però continua a scorrere, non si esaurisce mai, e abbiamo molto di più un'idea, diciamo, segmentata del tempo, un'idea frammentata, un'idea puntuativa del tempo, ed è una cosa che si riflette anche nella nostra visione emotiva del tempo e della vita. Se ci fate caso, per esempio, prima di venire qui stavo riflettendo, stavo parlando con i miei genitori del fatto che questi ultimi anni, per esempio, da quando è arrivata la pandemia, che ha creato una specie di contrattura nel tempo e nel nostro modo di viverlo, perché per un periodo che adesso sembra si stia allentando, però ancora è difficile vederne la fine, noi non abbiamo più avuto
la naturalezza nel progettare un futuro, no? Nel organizzarci per esempio per le vacanze. Questo forse è il primo anno in cui iniziamo a pensare all'estate in una maniera un po' più libera. C'è stato un tempo, quello della primavera del 2020, in cui appunto una primavera, diciamo, un ritorno di Persefone, no? Quindi questo momento appunto di felicità effettiva della natura. Fra l'altro è stata una primavera bellissima, se vi ricordate, come a livello meteorologico e anche per il risveglio della natura che c'è stato, noi l'abbiamo vissuta tutta rinchiusi, no? Senza poter fare progetti, senza poter abitare il nostro tempo secondo il modo che le abitudini ci avevano indicato. Questo è stato da un lato anche un'opportunità per ripensare quelle abitudini. Tantissime persone hanno ripensato, hanno rivisto la loro posizione rispetto all'uso del loro tempo, tantissime persone hanno ripensato il loro rapporto con il lavoro, tantissime persone hanno dato dimissioni dal loro lavoro perché hanno scelto di scegliere un'altra strada, altri hanno avuto invece un problema, perché il problema era che il lavoro che facevano in quel momento non lo potevano esercitare e questo ha creato un grosso problema economico. Però diciamo è stato un momento in cui questo tema del rapporto, della relazione personale con il tempo è tornato alla ribalta. Allo stesso tempo, il bisticcio, quello che è accaduto è che appunto ci siamo ritrovati tutti in una specie di contrattura, perché esisteva solo uno strano presente, un presente insolito che non somigliava al passato prossimo che avevamo presente e non assomigliava neanche al futuro che non riuscivamo a immaginare. Ci siamo dovuti adattare a vivere senza progettualità, senza poter pensare troppo in là, senza poter fissare impegni che andassero al di là di una certa parte, senza poter lavorare a un progetto sapendo che il lavoro su quel progetto ci avrebbe portato da un punto a un altro punto, sempre per continuare appunto a mostrarvi quanto è influente, quanto è forte, no? Questa concezione segmentaria del tempo, questa concezione del tempo un po' geometrica che in qualche modo ci viene naturale adottare, ecco. Quindi questo periodo che abbiamo vissuto è stato un po' uno sconvolgimento, cioè costretto un po' a rivedere questa relazione che noi abbiamo col tempo. Quindi la cosa che adesso, insomma, io giro molto per parlare insomma dei miei libri, anche di questo libro sulle emozioni in particolare, che appunto essendo un libro sulle emozioni è anche un libro sul tempo, perché essendo l'esperienza del tempo una delle principali componenti della nostra esperienza di vita umana, chiaramente anche la nostra vita emotiva ne è in gran parte condizionata. E fra le cose che vengono fuori, tra i discorsi che vengono fuori spesso quando incontro le persone, insomma, alle presentazioni, ai festival, eccetera, è un discorso sul fatto che per alcuni sembra che sia passato un secolo dal 2019 a oggi, e per altri il 2019 è ancora l'anno scorso. Non so, io sono un po' di quelli, cioè ho la percezione che sia appena passato e allo stesso tempo sento una distanza enorme. Quindi, diciamo, in questo preciso momento della nostra vita, della nostra vita collettiva, siamo tutti in qualche modo messi un po' alla prova su questo rapporto con il tempo, sul nostro modo di viverlo. E questa cosa, secondo me, è particolarmente interessante perché ci permette di osservare appunto l'aspetto emotivo di questa nostra esperienza, perché non ci basta più appunto guardare al tempo con l'idea di misurarlo, con l'idea di controllarne la durata, appunto come se fosse qualcosa di quasi spaziale. Abbiamo bisogno, proprio perché siamo disorientati, proprio perché abbiamo in qualche modo un po' perso la bussola, non ci possiamo orientare in questo nuovo tempo che stiamo riscoprendo adesso e che secondo me dovremmo riscoprire tenendo conto anche del grande trauma collettivo che è stata la pandemia, anche dell'aspetto, diciamo, destabilizzante del cambiamento che tutti abbiamo vissuto. Io appunto con questo libro sulle emozioni, che è l'ultimo libro che ho scritto, giro molto anche nelle scuole, e una cosa che mi colpisce tantissimo è che le ragazze e ragazzi dei licei, quindi ragazzine e ragazzini di 15, 16, 17 anni, vogliono parlare in particolare di due emozioni, che sono due emozioni strettamente legate al tempo: l'ansia e la nostalgia, che sono due modi appunto che noi abbiamo per, come dire, far fronte al nostro bisogno, che è un bisogno primario, è un bisogno a sua volta strettamente legato al tempo, che è quello di inseguire la felicità.
Allora, la felicità è un tema che sembra appunto lontano dal tempo, ma già ho cercato di farvi intravedere come appunto il legame con l'idea della fertilità della terra imposta da Demetra, che è appunto come idea delle messi, riesce nel momento in cui si gestisce, riesce a inaridire e a negare la felicità e quindi a segnare il passaggio del tempo attraverso un alternarsi di momenti felici o infelici. E effettivamente la felicità ci offre uno strumento di misurazione del tempo che è alternativo a quello appunto del tempo visto come distanza, del tempo visto come denaro, del tempo visto come qualcosa da capitalizzare, da utilizzare, da impiegare nel lavoro. La felicità ci offre una misura appunto emotiva, ci offre oltretutto anche l'illusione di dare un senso alla direzione che noi stiamo dando alle nostre vite. Questo tema della ricerca della felicità è un tema che appunto per noi si riconduce moltissimo all'attimo, no? Noi abbiamo, è molto diffusa nella nostra società appunto che in qualche modo cerca di smaterializzare il tempo e di farne una serie di piccole sequenze, di piccoli punti, di piccoli momenti che poi vanno tutti al servizio della costruzione di un progetto personale nella direzione noi andiamo, capitalizzando anche il nostro tempo della vita. Ecco, in questo contesto noi abbiamo una visione molto frammentaria, molto poco progressiva della felicità, no? La vediamo come degli istanti che vengono rubati a un percorso di vita in cui dovremmo inseguire qualcos'altro, qualcosa di più profondo o qualcosa di più proficuo. La felicità non ha niente di proficuo, eppure la ricerca della felicità è qualcosa verso la quale dall'antichità veramente gli esseri umani tendono, da un'epoca in cui era molto più complicato e molto più diciamo irraggiungibile uno stato di benessere simile a quello nel quale noi naturalmente viviamo, no? La vita nella Grecia antica era sicuramente molto più dura della nostra, cioè doveva occuparsi di una serie di anche nel caso in cui fossimo nati, avessimo avuto la fortuna di nascere liberi e non schiavi e di nascere uomini e non donne, perché anche nascere donne poteva essere davvero problematico, ecco, avremmo avuto comunque una serie di incombenze, di problemi, di questioni proprio legate alla sopravvivenza, che ci avrebbero cruciato molto di più di quanto non ci crucino a noi ora nelle nostre condizioni, diciamo, di agiatezza e di benessere materiale. Eppure la ricerca della felicità è qualcosa di importantissimo anche allora, ed è qualcosa che, per esempio, un filosofo come Aristotele tratta come una vera e propria virtù. Cioè la felicità per gli antichi non ha nulla a che fare con il capriccio di un istante o con lo strappare un attimo, diciamo, di benessere e di spensieratezza alla routine crudele, alla prosa della vita quotidiana. Diciamo che c'è un aspetto appunto di virtù, quindi un aspetto anche produttivo, un aspetto di fecondità appunto, come dicevamo, nel cercare la felicità, nel cercare di dare un senso a quella che è la propria vita. E molto spesso invece la nostra società, che è ossessionata appunto da un tempo iperparcellizzato, da un tempo da capitalizzare, da un tempo da far fruttare, da un tempo che non può essere perso, ecco, nella nostra società invece la felicità risulta molto di più, la identifichiamo molto di più e per questo abbiamo tanta paura di perderla, per questo i ragazzini hanno tanto desiderio di parlare di nostalgia e di ansia, che sono le due emozioni attraverso le quali noi cerchiamo di inseguire la felicità o all'indietro nel tempo o in avanti in un futuro in cui ci sembra che ci sfugga continuamente. Ecco, avevo paura che la felicità sia qualcosa di cui ci accorgiamo soltanto nel momento in cui non esiste più. In questo senso, appunto, la nostalgia ci può ossessionare ed è una cosa curiosissima questa che appunto ho osservato girando per le scuole, che persone estremamente giovani, quindi diciamo ancora nuove alla vita, nuove quindi anche all'idea del passare del tempo e del cambiamento che il tempo impone, ha avuto un interesse veramente molto intenso e anche molto, è anche una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, manifestano appunto nei confronti della nostalgia. La nostalgia è un'emozione ingannevole, un'emozione che ha nello stesso suffisso in cui è costruita la parola algia, che la comuna a
parole mediche che indicano dei dolori, come può essere, non so, la sciatalgia o la nevralgia, e infatti è una parola medica, perché è una parola che è stata coniata da un medico alsaziano alla fine del 600 che diagnosticava uno stato di particolare languore a questi soldati svizzeri che a un certo punto non volevano più combattere. Ecco, la nostalgia è un'emozione ingannevole perché? Perché ci spinge a guardare a quello che noi abbiamo vissuto pensando di poter recuperare uno stato di felicità che appunto ci è sfuggito tra le dita. In realtà la nostalgia, che molto spesso, essendo ingannevole, appunto si incarna in una piccola illusione ottica, cioè nel fatto che noi molto spesso abbiamo nostalgia o pensiamo di avere nostalgia dei luoghi e quindi poi torniamo nei luoghi dove siamo stati felici e ci deludono sempre, c'è sempre qualcosa che hanno costruito e che non avrebbero dovuto costruire, oppure sono troppo piccoli rispetto a come ce li ricordavamo, perché in realtà la cosa, la verità profonda davanti alla quale la nostalgia ci mette è che in realtà noi abbiamo nostalgia non dei luoghi, ma di altre versioni di noi stessi, che quei luoghi magari hanno amato, che quei luoghi hanno abitato, ma che non possono più tornare, che non possono più tornare in vita perché sono passate, come noi siamo cambiati e come il nostro io si è evoluto in un certo senso, superando quegli io passati che rimangono attaccati a dei luoghi che non potranno mai più abitare come abitavano appunto a tutti gli effetti nella realtà, nel momento in cui quello che ora è il passato era il presente. Quindi possiamo soltanto usare la nostalgia come una lente per riguardare il passato, per cercare di risentire, di rivivere nella pura immaginazione quello che ci è capitato di vivere allora. Oppure appunto l'ansia. L'ansia è una forma di paura, è una paura del futuro, dell'avvenire, che non riesce a identificare però la sorgente di quello che la spaventa e quindi lo vede sorgere un po' dappertutto. E quindi fin dall'antichità, anzi, infatti è identificata con una iperattività immaginativa tipica del malinconico, di colui che appunto non si dà pace perché pensa di non poter trovare la felicità. Ma se la felicità appunto è soltanto un istante, se è qualcosa che è così facile perdere, sarà molto difficile che riusciremo ad aggiudicarcela. E allora come uscire da questa impasse dell'antitesi fra tempo e felicità? È una cosa su cui appunto mi è capitato di riflettere molto, non soltanto quando ho lavorato a questi libri di cui vi parlavo, ma anche nel momento in cui appunto vivendo, incontrando le persone, interrogandomi io stessa su quali fossero le possibilità di uscire da questa impasse. Ora ovviamente non ho nessuna ricetta sicura, però ho un'ispirazione che viene dall'antichità e che in realtà viene da un'idea antica di felicità, un'idea appunto che ha a che fare proprio con il modo in cui la felicità viene detta nell'antichità, ovvero con un'altra parola, appunto nell'antichità greca, qua mi riferisco. Da un lato abbiamo questa idea di fecondità legata alla felicità latina, che secondo me è qualcosa di molto importante, di molto interessante, e tra l'altro di involontariamente spinoziano, perché Spinoza quando parla di felicità in realtà lui parla di letizia, di gioia, ovvero di gioia, e di un passaggio da una minore a una maggiore perfezione, cioè da un essere meno radicati nella realtà a un essere più radicati nella realtà, che significa comprendere meglio le cause delle cose, che significa essere più responsabili di quello che succede e che significa in un certo senso essere più fecondi di pensieri, di intuizioni che permettano la comprensione di quello che ci accade intorno, quindi di accrescere il nostro livello di responsabilità di quello che ci accade e di subirlo di meno. E questo appunto è un tratto della felicità che secondo me dobbiamo tenere presente, cioè non vivere come qualcosa che ci può essere dato per un breve spazio che noi dobbiamo sforzarci di acchiappare, ma che potremmo anche non acchiappare, quindi considerarla semplicemente come un'altra occasione persa, ma di prenderla come una possibilità di consapevolezza del momento in cui siamo e delle cause, delle cose che ci accadono intorno, e come qualcosa di cui noi siamo responsabili. Una idea attiva della felicità, secondo me, è molto importante da conservare. E sempre legato appunto a questa idea attiva, la parola greca che dice felicità,
per dire la felicità, eudaimonia, ovvero avere un buon daimon, è qualcosa che si lega a un momento cruciale della storia del pensiero greco, ovvero il momento del processo a Socrate, del processo al primo libero pensatore che ha spostato l'indagine filosofica dall'indagine delle domande sulla natura alle domande sull'uomo, sull'etica, su come è giusto comportarsi, su cosa sia la virtù, quella virtù che finalmente è di per sé felicità. Ecco, e Socrate, sotto processo dei suoi concittadini, il mio lapsus nasce dal fatto che sono entrambi due pensatori, diciamo, che hanno percorso i tempi e entrambi hanno vissuto una condanna pubblica per le loro idee, e entrambi hanno in realtà portato avanti con grande coerenza, con una coerenza che poi è appunto stata resa veramente icastica da Platone quando racconta il processo a Socrate, questa idea della libertà del pensiero. Socrate è messo sotto processo dai suoi concittadini, invece di affidarsi a un avvocato che lo farebbe facilmente scagionare, invece di accettare di pagare una multa e risolvere così le accuse di corrompere i giovani, di costringerli, di spingerli a pensare uscendo appunto dal binario sicuro della tradizione, ecco, Socrate dichiara tanto che si difenderà da solo e poi in secondo luogo dichiara che in realtà non ha niente di cui rimproverarsi, non ha niente di cui essere perdonato, perché quello che ha fatto è stato seguire il suo daimon. Il daimon è un concetto complicatissimo, sono state scritte pagine e pagine per cercare di capire cosa sia. È, diciamo, secondo quello che viene fuori da questo passaggio bellissimo dell'Apologia di Socrate, questo primo dialogo di Platone, appunto, in cui Socrate appunto viene visto nel momento più tragico forse della sua biografia, quello del processo che poi lo porterà alla morte, che viene raccontata invece nel Fedone, che è un altro momento, diciamo, capitale della storia del pensiero. Ecco, Socrate parla di questa voce interiore che non funziona come una voce, diciamo, come identificheremo noi, come una voce della coscienza o come una voce appunto da grillo parlante, no? Non è qualcosa che dice, che spiega come ci si deve comportare, cosa deve fare, cosa non deve fare, ma semplicemente suona come una specie di dissonanza nel momento in cui lui si sta per tradire. E credo che ce l'abbiamo tutti questa voce, no? Quei momenti in cui siamo per fare qualcosa che non è da noi, che non ci appartiene, e sentiamo una dissonanza interiore che non ci sta dicendo cosa dovremmo fare, ma che ci avverte che ci stiamo allontanando da noi stessi. E quindi la eudaimonia greca come appunto un percorso fecondo che porta una persona liberamente a cercare di essere responsabile delle proprie azioni per rendere il più possibile soddisfatta questa voce che lo avverte quando si sta per tradire. Quindi, diciamo, un cammino di fedeltà a se stessi. Quindi l'idea che la felicità sia non un istante che viene rubato, diciamo, alle difficoltà, alle preoccupazioni, ai problemi della vita, e quindi come la vediamo noi come, diciamo, una prerogativa della giovinezza, della spensieratezza, qualcosa che poi quando si cresce anche si perde un po', ma come il punto di arrivo di un percorso di saggezza che ha bisogno del tempo per vivere, per cercare dentro il tempo una via di accesso a se stessi, una via che naturalmente presuppone anche che si passi attraverso gli altri, attraverso il confronto con gli altri, perché non esiste conoscenza di sé senza una speculare conoscenza degli altri. Quindi c'è anche un aspetto sociale nel coltivare l'eudaimonia, è anche qualcosa che si coltiva insieme agli altri, come fa appunto Socrate nel portare a compimento la sua missione, nonostante questo appunto poi lo porti a dover affrontare, a dover subire questo terribile processo. Ecco quindi che appunto l'idea del tempo e della felicità si possono forse incontrare in questo, nel cercare di pensare alla felicità non come un punto, non come qualcosa che noi strappiamo allo scorrere inesorabile del tempo, ma come un percorso lungo il quale possiamo anche avere la fortuna di vivere dei momenti di felicità che sono effettivamente strappati allo scorrere del tempo, che sono i momenti che un altro grande, un grandissimo teorico del tempo, che non era un filosofo ma era un grande scrittore, eppure a suo modo anche un filosofo, cioè Marcel Proust, chiama le intermittenze del cuore, cioè quei momenti
in cui ci sembra di avere accesso a una profondità di noi stessi che probabilmente è il punto in cui abita il daimon. E quindi basta qualcosa, basta un richiamo sensoriale, basta un'immagine che torna e che qualche volta non riusciamo neanche davvero a decifrare. Nella ricerca c'è questa immagine bellissima, che sono queste immagini di tre alberi che lui a un certo punto vede in una strada di campagna e che gli ricordano degli alberi che ha visto non sa dove, non sa nemmeno lui dove. E un poeta e un grande studioso di Proust, Yves Bonfoy, ha scritto che questi tre alberi, che lui vede come appunto il segnale di qualcosa che non riesce a decifrare, sono probabilmente alberi che appartengono a quel luogo che esiste dentro ognuno di noi e che è un luogo in cui magicamente il tempo prende una dimensione allo stesso tempo più profonda e più ferma, più immobile, e che è quello che il Bonfoy chiama l'arrière-pays, un paese interiore, un retropaese che sta dentro tutti noi e che è fatto di tutte le esperienze attraverso le quali noi stessi scriviamo la nostra idea dello scorrere del tempo, un'idea tutta privata, personale, e che può trovare uno spazio per la felicità nel momento in cui noi ci rendiamo conto che possiamo osservare per sprazzi l'emergere di questo daimon che ci parla e che ci dice chi siamo davvero. Grazie molte a Ilaria che ci ha condotti con passione proprio all'interno di questo tempo della felicità e ci ha mostrato diversi modi appunto di pensare il tempo, la temporalità e le emozioni connesse. E per fare un veloce commento, prima di lasciare poi la parola anche a voi ovviamente se volete fare degli interventi, ecco, mi veniva da pensare questo, no? Mi veniva da pensare che sono stati presentati due volti del tempo, soprattutto due volti della temporalità. Mi veniva in mente un testo breve, famoso, di Benjamin Constant, che parla della libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni. Ecco, qualcosa di simile si può fare anche col tempo. C'è un tempo degli antichi, qui è stata evocata quella immagine così molto, molto importante del fiume che scorre, però non so, potremmo pensare anche molte immagini legate alla circolarità del tempo presso gli antichi, e poi a un certo punto una concezione differente del tempo, appunto quel tempo lineare che poi dopo diventa anche spaziale, che poi diventa misurabile e via dicendo. Qualcosa di analogo è stato fatto anche con le emozioni, no? Quindi le emozioni degli antichi e le emozioni di noi moderni. Ecco, qui forse c'è anche il nodo della questione, ma sono veramente differenti le emozioni che provavano gli antichi e quelle che proviamo noi, cioè la felicità degli antichi e la nostra è realmente così differente. Secondo me, forse, e questo è emerso molto bene, ecco, anche ciò che cambia profondamente è la narrazione che si fa di queste emozioni, perché il sentimento della felicità, della noia, dell'angoscia, dell'ansia, forse sono sempre gli stessi, però il modo attraverso cui ce lo raccontiamo, il modo attraverso cui ne costruiamo una narrazione è qualcosa che può cambiare a seconda della concezione del mondo differente, a seconda della Weltanschauung, della visione del mondo che si sviluppa. E quindi evidentemente, cioè, laddove c'è una visione del mondo che pensa che la felicità sia qualcosa di terreno, come accadeva presso gli antichi, è ovvio che allora costruiremo tutto un sistema di pensiero, di vita, che regola le nostre emozioni di un certo tipo. Però nel momento in cui si comincia a pensare, e forse di Socrate, Platone, sono già quel discrimine che poi dopo verrà ereditato dal cristianesimo, si comincia a pensare che la felicità è qualcosa che sta altrove, trascendente, che deve essere raggiunta da qualche altra parte, e qui quindi massima distanza da Spinoza, ad esempio, che è stato evocato, ecco che allora forse le cose cambiano. Beh, però l'Occidente ci mette molto tempo, c'è bisogno del pensiero di molti autori, non so, io penso a Schopenhauer, a Nietzsche, ma poi anche Heidegger, che ci aiutano a costruire una nuova narrazione delle emozioni, non so, pensiamo alla felicità di Nietzsche, che fondamentalmente è amor fati, no? È l'amore del destino a ogni costo. E poi anche quella rivalutazione
che troviamo in Heidegger, in cui le emozioni comunque giocano un ruolo fondamentale verso la cosa metafisica, in cui sono proprio quel veicolo attraverso cui si può fare quel salto che ci consente di avvicinarci alla dimensione dell'essere. Ecco, quindi questa grande distinzione tra questi due mondi è molto, molto interessante. Queste sono solo alcune delle considerazioni che si possono fare su questa serata veramente ricca che ci ha condotti per mano attraverso diversi autori, non solo filosofi, con questa chiusura anche molto interessante che ci ha portati a Proust. Quindi ringrazio di cuore Ilaria Gaspari, è sempre un piacere ascoltarla, è un piacere quando riusciamo a realizzare delle serate che come queste sono così tra amici, si può dire. E quindi mi fa piacere adesso lasciare anche la parola a voi eventualmente, al pubblico, o a Denise, o forse più al pubblico, c'è già qualche mano alzata. Portiamo il microfono, per favore. Qui. Due piccoli aneddoti come contributo alla serata. Il primo riguarda Socrate, visto che è stato citato varie volte. Una volta un suo amico seguace chiese a Socrate perché era così felice quando usciva da un mercato. Penso che era conosca. Vabbè. E Socrate rispose, perché ogni volta che entro in un mercato mi rendo conto di quante cose posso fare meno. Altro aneddoto che in qualche modo vedo collegato riguarda un filosofo del Novecento, che forse lei considera blasfemo, però è Snoopy, il cagnolino. Il quale cagnolino fa questo pensiero. La felicità è dentro, però ci sono tanti spifferi. Ora, questo ci porta ad un pensiero, a una considerazione, che la felicità sicuramente non dipende dalle cose che ci sono intorno, dai servizi che abbiamo nella comunità. Questo credo che sia scontato e vorrei appunto una verifica di questo discorso. Però, ripeto, se ce l'abbiamo dentro c'è questo problema degli spifferi. Prenderei un commento su questa considerazione. Allora, intanto grazie per aver citato questo importante filosofo del Novecento. E effettivamente, no, questa cosa prima di arrivare alla questione degli spifferi, la questione appunto socratica del avere bisogno di meno cose, penso che sia una cosa che in realtà è una costante, cioè è qualcosa che Socrate riprende da tutta una tradizione, c'è la storia famosa dell'ateniese bello che è riportata da Erodoto, no? Del re persiano che domanda a Solone, il grande sapiente, chi è l'uomo più felice del mondo, e lui risponde l'ateniese Tello, che come dire, tal dei tali, no? un nome qualunque, non è un nome che risuona come il nome di Creso, che è il re più ricco e più potente, e quindi si aspettava di sentirsi dire sei tu il più ricco e il più felice del mondo, perché sei più ricco, perché sei più potente. L'ateniese Tello è questo individuo oscuro che ha semplicemente vissuto una vita in cui ha potuto portare appunto a compimento la sua vocazione, che era quella di crescere dei figli, di avere il suo orticello, di avere una vita semplice. Ma quindi questa idea antica della vita semplice, di non avere bisogno di tante cose, è una cosa che in Socrate raggiunge un livello già molto radicale, anche provocatorio, no, per certi versi. Ci sono dei passaggi bellissimi nel simposio, no? Che appunto è la storia di una festa, il simposio, no? È la storia di una festa, di un banchetto, e
Socrate viene anche un po' preso in giro dai commensali, diciamo, viene anche un po' raccontato nelle sue abitudini, tipo questa sua specie di catalessi che qualche volta lo prende, è un motivo per cui arriva in ritardo, perché a volte rimane immobile a pensare, il fatto di essere insensibile al caldo, al freddo, alla fatica. Quindi questo fa parte un po' della figura di Socrate. E poi però è un tema che viene radicalizzato da altre scuole, per esempio dalla scuola cinica, no? La scuola cinica, e qua veniamo a Snoopy, perché la scuola cinica, appunto, cinismo è letteralmente imitazione del cane, no? Poi appunto ci sono varie teorie sulla origine di questo nome, però effettivamente Diogene di Sinope, il diciamo rappresentante principale della scuola cinica, si definiva come un cane, no? Il suo modo di vivere, che appunto la scuola cinica fa parte di queste scuole che a un certo punto, appunto, dopo l'esperienza socratica, arrivano e prendono piede ad Atene, tant'è vero che appunto Diogene veniva anche soprannominato il Socrate ubriaco, perché insomma era un po' una specie di pancapestia, diciamo, antelitteram, e viveva dimostrando nella sua esperienza quotidiana di non avere bisogno delle cose, quindi viveva praticamente un po' da barbone, e anche lui, tra l'altro, appunto, come Solone nel famoso aneddoto dell'Ateniese Tello, anche lui sfida in realtà il potere di un re, perché c'è la famosa storia di Alessandro Magno che va da lui come dal più grande dei saggi per chiedergli appunto lumi, per offrirsi al suo servizio, per prostrarsi lui, il grande re, al grande saggio, e lui gli chiede semplicemente di spostarsi, no? Perché gli para il sole. Ecco, quella storia lì è la storia appunto di una provocazione al potere, ma è anche appunto la storia dell'affermarsi di un pensiero che vede la realizzazione di sé nel andare controcorrente, in un anticonformismo che mette in questione l'idea che appunto noi dobbiamo avere bisogno di cose e di dimostrazioni, di attestati della nostra grandezza. Ecco. In questo appunto è una linea radicale che inizia con Socrate e, se vogliamo, arriva anche fino a Gesù, perché in realtà è anche una cosa che riguarda proprio la storia di Gesù Cristo, no? Questa idea appunto di una ricerca di semplicità e di una forma di saggezza che sfugge alla convenzione e alle idee appunto del potere, dei segni esteriori, diciamo, del potere e della realizzazione. Ed è una cosa, secondo me, che oggi in altre forme sta un po' tornando, cioè una cosa di cui sì, io faccio un programma alla radio, su Radio 3, che si chiama Zarathustra, in cui raccogliamo storie di vita di persone che ci mandano in redazione, e non avete idea di quante storie ci sono arrivate quest'anno di persone che hanno deciso di rinunciare a cose, appunto di decrescere, ma se ne parla molto di questa cosa della decrescita oggi. E in realtà è, secondo me, un modo in cui sta prendendo forma nel mondo di oggi questa stessa appunto idea di cercare qualcosa che vada al di là dell'oggetto, no? È una reazione probabilmente appunto anche a questa fase del capitalismo. E per quanto riguarda appunto gli spifferi, appunto Snoopy è un cane, come appunto un cane filosofo. I cani filosofi sono, insomma, io sono una grande amante dei cani filosofi, a partire appunto da Diogene, e a partire dal fatto che comunque effettivamente è vera questa cosa degli spifferi, cioè è vero che appunto dentro di noi non possiamo immaginare, cioè io la immagino questa frase, la interpreto come l'idea che appunto noi non possiamo ritenere completamente al sicuro, non possiamo ritenerci impermeabili, no? Rispetto a quello che ci arriva dal mondo. Entrano dentro di noi gli spifferi, e se la felicità dentro di noi potrebbe prendere freddo. Però in realtà probabilmente il fatto di essere vivi, il fatto che anche questa felicità sia viva, implica anche una possibilità di compensare questi spifferi con un'altra reazione. Quindi penso che in realtà sia una cosa positiva.